un grande evento nel nome dell'arte. Un grande evento nel nome dell'arte, il secondo appuntamento che in questa circostanza si svolge in due location diverse, una nel centro storico di Novara con una location classica a Palazzo Tornielli e l'altra a Palazzo Renzo Piano, più moderno, una struttura contemporanea. Quelli che espongono in queste due situazioni sono artisti soci di Art Action, alcuni soci onorari come Bruno Polvere, Udino Desuò, Corrado Bonomi, Costantino Peroni, insieme a loro anche altri artisti non prettamente solo novaresi ma provenienti un po' da tutto il territorio, da tutto il paese. Abbiamo artisti che provengono da altre province oltre che da Novara, c'è da Verona, Torino, Biella, dalle Marche, dalla Puglia, dalla Calabria, quindi l'associazione Art Action si apre non solo prettamente a un ambito locale ma a un ambito nazionale, proprio questo che ci soddisfa insomma in quello che è stato il lavoro di 12 anni di esistenza del nostro sodalizio, che oggi può permettersi di annoverare tra i suoi associati nomi di prestigio come Nino Ventura e altri grossi nomi come Victor Togliani, un grande illustratore del fumetto e delle scenografie internazionali, insomma tutto quello che è un po' il gotha dell'arte contemporanea nelle varie discipline dell'arte, che va dalla fotografia alla pittura più tradizionale, all'informale, all'installazione, alla scultura. Voi avete allestito due mostre, una qui a Palazzo Renzo Piano e una in pieno centro storico nella Sala delle Colonne di Palazzo Tornielli, ma perché? Ovviamente avevamo l'opportunità che grazie alla provincia ci hanno offerto e alla Fondazione Novara Sviluppo di poter usufruire di due contenitori e noi ci abbiamo messo i contenuti di altissimo livello, di qualità. Abbiamo fatto la scelta, non ci sono state delle scelte specifiche fra Palazzo Tornielli, gli artisti che esponevano, abbiamo chiesto dove preferivano, magari gli artisti più del nostro territorio hanno preferito Palazzo Tornielli perché più nella zona del centro e quindi magari più frequentata come spazio. Palazzo Renzo Piano trova in una zona un po' più defilata, ma comunque dato i contenuti che ci sono a livello artistico sarà sicuramente molto visitata.